Ciao a tutti e benvenuti a Time In, la rubrica di Terre Spezzate dove vi parleremo dei nostri progetti, gli eventi a venire e magari qualche dietro le quinte. Io sono Aladino, con me c'è Chiara e Lor e questo è Time In. Ma sono quelle scadute che avevamo preso per salto. Aspetta, la proviamo la caramella. Allora, questo è Time In ed è un appuntamento che abbiamo deciso di realizzare perché abbiamo sentito l'esigenza di avere un canale diretto con voi per parlare un po' di quello che ci passa per la testa. Per la prima puntata abbiamo con noi Chiara, che è una delle colonne portanti di Terre Spezzate. Qual è il primo evento che abbiamo in ballo quest'anno? Ma allora, il primo evento che abbiamo in ballo quest'anno è un evento molto leggero, ballo in maschera. Un pomeriggio banchetto e danze, tornei cavallereschi nell'ambientazione di Novigrad. Novigrad, di cui ricordiamo abbiamo già avuto due episodi in passato e non solo. E non solo, ovviamente. Aspetta, in che senso e non solo? Che ne arriverà. Ah, sì, sì, ci saranno altri episodi di Novigrad. Ballo in maschera, quindi episodio danzante del Tidone Novigrad. Esattamente. Ma quindi, cioè, i nostri giocatori dovranno prepararsi dei costumi apposta? Qual è la questione? Beh, è un ballo in maschera, quindi dovranno portare ovviamente un travestimento d'eccezione. Poi in realtà la gran parte dei giocatori non vede l'ora di tirare fuori dall'armadio certo, l'abito migliore. In realtà il principio ispiratore principale è che i precedenti capitoli di Novigrad, Un mercato di sangue e Lo spettro della guerra, erano pienissimi di cose da fare e abbiamo ricevuto delle critiche su certo, tipo dateci da fare di meno, perché io vorrei anche fare del roleplay ogni tanto, tirar fuori le mie storie, il mio background che nessuno conosce, quelle robe lì. E quindi abbiamo pensato, diamo un evento più leggero di animazione e più incentrato sull'interpretazione del personaggio, l'approfondimento dei legami personali, questo genere di cose. Per la serie, sì, bello Novigrad e tutto quanto, ma fatemi ballare. Esatto, io vorrei mangiare, mangiare, fare festa, ballare, raccontare. E questo succederà, ma se ballo in maschera, come hai detto, un evento leggero, non possiamo dire la stessa cosa di quello successivo. Ah, ok. Quello successivo in realtà è un misto dei due, stiamo parlando di So Young. È un evento drammatico, ma non solo. So Young è ispirato fortemente a Never Let Me Go, l'opera del premio Nobel sicuro. Meno male che ci sei tu. Perché... Si svolge in un college inglese, ma in una contemporaneità che non è la nostra. È una ucronia, potremmo definirla, in cui il progresso scientifico e in particolare le donazioni di organi hanno reso possibile una vita davvero lunga e prospera e produttiva per la società. Ah, ma mi chiedevo in effetti quanto di queste cose fossero spoiler. Sì, si può dire? No, si può dire, si può dire. Anzi, questa è un po' l'occasione per fare qualche spoiler. Una parte della società vive molto a lungo, è molto produttiva. Una parte della società invece dona gli organi agli altri. Destinata al macello. L'argomento è interessante ed è un tema tosto. Sì. Però in realtà l'esperienza che vai a vivere è quella di un college universitario con i club studenteschi, gli esami, il ballo, le attività sportive e poi in realtà il passaggio all'età adulta che in questo caso è caricato di significati ben più importanti per il proprio futuro che nella nostra realtà. In sostanza preparate i fazzoletti perché ci sarà da piangere. Esattamente. E dopo aver fatto il carico di drammoni e pianti, ci sfoghiamo tornando alle classiche atmosfere avventurose di una volta, ossia, vuoi dirlo tu? Vabbè, lo dico io allora. Trono Nero, torniamo con la campagna fantasy, che tutti amano, apprezzano e di cui tutti un po' sentiamo la mancanza, perché non tutti sanno che Terre Spezzate ha cominciato come esperienza di campagna fantasy che è durata per anni e anni prima di arrivare agli eventi più moderni, più prodotti, eccetera, eccetera. Però con Trono Nero vogliamo fare un po' un ritorno al passato, quindi campagna fantasy continuativa con tanti eventi nel corso dell'anno in cui i giocatori tengono il personaggio si evolve, punti esperienza, abilità,
armature, spade di gomma, tende nel bosco, tutto quello che c'è di divertente da dare della campagna fantasy lo vogliamo dare col Trono Nero. Nel 2022 facciamo 4 eventi, sono eventi da un giorno, domenicali, quindi old school anche sotto questo punto di vista, ma anche più approcciabili da tutti i giocatori vecchi e nuovi che hanno difficoltà a prendersi un intero weekend di ferie per qualsiasi ragione. Sì, quindi... che in effetti è abbastanza una svolta. Solo la domenica, cioè avete capito, solo la domenica, quindi potete semplicemente partire la domenica mattina con il vostro costumino, le vostre scarselle, le vostre cazzate, venire pin fino al live, giocare, tornare a casa tutti contenti per ricominciare a lavorare il giorno dopo. Se invece gradite qualcosa di più impegnativo che vi tenga lontano da casa per più giorni, certo. Beh, allora fa per voi Pirate Academy. Ma proprio lontano sì, da casa. Sì, proprio lontano da casa, nei Caraibi mitici di Monkey Island vi portiamo con Pirate Academy. Immagino che più o meno anche i sassi abbiano visto i video della stupenda nave La Grace. E ci torniamo volentieri perché tutti quelli che hanno fatto quell'esperienza di navigazione e gioco su un vero veliero storico al largo dell'Elba lo ricordano. Quanti anni fa è stata che abbiamo fatto Raven Crew? Raven Crew mi sembra fosse nel 2018. È passato un po' di tempo ed è quindi ora di tornare a veleggiare. Esatto, però laddove Raven Crew era un evento anche ispirato ad eventi storici e quindi aveva una componente avventurosa ma anche una componente drammatica, Pirate Academy, no, il nostro, come dire, faro ispiratore è davvero Monkey Island. Scanzonato. La gran parte del tempo in cui scriviamo con il team di autori, ridiamo come dei cretini, certo. E quindi ci aspettiamo che quello è l'elemento di cui sai che un evento comico sta venendo scritto bene, perché mi ricordo anche di Sogno, sgagnarcela quando sì, scrivevamo. Confermo, quindi, posso confermare. Se vi piacciono i pirati, se vi piace fare un evento scialato, senza troppi drammi invece, giusto? Esatto. Se sbaglio. No. Pirate Academy è sicuramente una combinazione unica delle due cose. Sì. Perché sì, evento leggero, ma anche sulla nave, grandi scenografie, ambientazione incredibile, quindi... sicuramente una perla, ecco, una perla rara, forse sì, mai fatto, anzi, nella storia dell'ARP. Non lo so, sì, guarda che è sempre terribile, sì, perché poi sì, salta fuori. Affermazioni grosse. Anzi, taglia, questa la tagliamo. Sì, fino adesso abbiamo parlato di un evento dove la verosimiglianza storica non è proprio il nocciolo e ci si può prendere delle libertà, questo invece no, su questo non si può scherzare. Direi di no, stiamo parlando di Fiume Crisis, che non è in realtà un LARP propriamente detto, quindi è in calendario subito dopo, ma è un progetto più elaborato e io ritengo forse senza precedenti. Si tratta di un progetto su LARP storici in collaborazione con due associazioni internazionali, Terrible Creations, croati, e Parallel Worlds, ungheresi. Ok. Che hanno contattato Terre Spezzate per in effetti è una super figata. Per scrivere insieme un LARP sulla storia di Fiume Rijeka nel periodo immediatamente successivo alla Prima Guerra Mondiale, che per chiarirci, per chi ha fatto le scuole in Italia, non è esclusivamente D'Annunzio protofascismo. Anzi, certo, sono gli anni dal 18 al 24, credo gli anni più densi del Novecento, e un laboratorio di cultura, società, politica, certo, incredibile, in cui sì, oggettivamente si sono poste le basi per quella che poi è diventata la propaganda usata dai regimi del Novecento. Argomenti seri e impegnati anche nell'evento successivo, che è Land of the Free. Cos'è Land of the Free? Ah, sì, passiamo da un evento leggero a un evento leggero. Esatto, è un evento contemporaneo, profondamente realistico, parla di un contingente di soldati USA in Afghanistan. Una tematica bella spinta. È una tematica bella spinta. Immagino che poi, spero, avrai degli ospiti che sapranno dirti di più. Per adesso so che si stanno documentando su appunto documentari, testimonianze di guerra
anzi ve la butto lì così la dico io che è una figata, c'è addirittura una consulente che è una trainer delle Nazioni Unite vabbè, che è stata in Afghanistan numerosi anni, quindi questo è quello che ho da dire su Land of the Free. Ma ne parleremo meglio nei prossimi episodi. Dall'Afghanistan torniamo in Italia, torniamo a Torino e torniamo a Toplay. Esatto, Toplay per i non torinesi è una manifestazione molto bella, è una convention di gioco, solo di gioco, non ci sono i mercatini, le gare di cosplay, solo unicamente si sul gioco. Si gioca, è completamente gratuita, si svolge all'aperto alla tesoriera e di base i primi di settembre, non l'hanno ancora annunciata, quindi non posso fare date. Noi fin dalla sua fondazione siamo stati ospiti e collaboratori. Amici e collaboratori. Esatto, ormai quasi tutti gli anni abbiamo portato dei mini eventi LARP, quest'anno non saremo da meno, ma con delle novità. In particolare sicuramente faremo giocare gli scenari di Fiume di qui sopra, sicuramente faremo una serata Veglia degli O'Connor, che è un LARP a tema gangster di Gabriella Guzzi. Ti raccomando, in effetti molto divertente. E poi, visto che negli anni passati i nostri animatori venivano molestati dai bambini per ore, abbiamo deciso di fare un LARP dedicato a loro, quindi faremo un vero LARP per bambini fantasy. Bravi. Ovviamente tiriamoli su da giovani, nuove generazioni, che siamo vecchi. Fidelizziamo da subito, presto anzi. E per finire torniamo da dove siamo partiti, ossia abbiamo cominciato con Ballo in Maschera e torniamo di nuovo alla cittadella con Novigrad. Novigrad, il terzo, perché Ballo in Maschera non è proprio il terzo, è più un intermezzo, diciamo così. È uno spin-off. È un po' un DLC, diciamo, del videogioco. È DLC, esatto. Con i costumi apposta, sì, infatti. Sì, le skin. Sì, esattamente, DLC. Novigrad 3, in effetti sono partito in quarta, però alla fine devo passare di nuovo. Allora, sono pronto a dirvi di Novigrad 3, dici un po' sono di pronto a dirvi di Novigrad 3. Novigrad 3 è il terzo capitolo del filone di Novigrad, la saga ispirata alle atmosfere di The Witcher. Quindi guerra? Qual è la questione? Allora, posso dire e non posso dire più che tanto. Certo. Però saremo agli sgoccioli della guerra. Okay. Le azioni dei personaggi nel secondo capitolo hanno settato il corso della guerra e lo renderemo evidente e palese. Okay. Qualcuno sta vincendo, ma non è ancora finita. E okay, quindi c'è ancora qualcosa da dire su come la questione finirà. E quindi inquadriamo la cittadella però alla fine del conflitto, o quasi alla fine del conflitto, in cui la guerra è diventata la normalità. E il male sta diventando la normalità, uh-huh, e forse sta prendendo delle forme meno evidenti meno esteriori, come potrebbe essere il Leshen che arriva dal bosco, ma non di meno sarà un male insidioso che penso e spero coinvolgerà tutti. Comunque non temete, perché qualche mostro con delle armi di latice in mano ci sarà sempre, non può mancare, quindi non preoccupatevi. Esatto. Non andate via. non state via. A casa. I mostri saranno sempre della nostra, e quindi un evento drammatico, intimista, drammatico, gli orrori della guerra, personaggi sfiniti ormai, ridotti alla fame. Però la cittadella si è parata dalla guerra e quindi per loro la situazione è meno drammatica, per altri lo è di più, e quindi vedremo, come spesso è successo a Novigrad, anche le disparità sociali e i conflitti che ne derivano. Sì, vabbè, ma raga, poi è Novigrad, dobbiamo veramente parlarne ancora, è una figata, venite a giocarlo, basta lì, cioè venite a giocare a Novigrad 3. Ok, questi erano gli eventi che abbiamo in cantiere per quest'anno. Ringrazio ancora Chiara per avercene parlato. E io? Tutto Chiara, devo ringraziarti. Grazie Chiara per averci parlato degli eventi del 2022 e Lore per aver detto delle cazzate ogni tanto così per fare colore. Poi per approfondimenti ci sono le prossime puntate di Time In. Noi vi diamo appuntamento al prossimo episodio e grazie a tutti. Ciao, grazie mille. Ciao. Ciao.